Il nostro carburante è il cibo. Per vivere ci serve energia. Il nostro modo di assimilare energia è l'alimentazione. Come sapete, l'energia degli alimenti si misura in chilocalorie. Una chilocaloria è quell'energia necessaria per far aumentare di un grado un metro cubo di acqua distillata, dai 14,5 ai 15,5 gradi. L'energia immagazzinata nei vegetali proviene dal sole, grazie alla sintesi clorofilliana, e l'energia immagazzinata dagli animali proviene dai vegetali e dagli altri animali. Quindi, quando ci mangiamo 200 calorie di pasta, sappiamo che l'energia totale immagazzinata dal piatto di pasta è di 200 calorie, cioè quanto basta per far aumentare dai 14,5 ai 15,5 gradi 200 metri cubi di acqua. L'energia che noi potremo utilizzare proveniente dalla pasta sarà minore rispetto all'energia che contiene, e l'energia che noi potremo produrre sarà ancora minore rispetto a quella che abbiamo assimilato con il cibo, e quindi molto minore a quella che il cibo conteneva. Questo succede perché ad ogni trasformazione dell'energia ci sono sempre delle piccole dispersioni. Quando l'energia luminosa del sole si trasforma in energia chimica delle piante, un po' di energia verrà dispersa, e questo vale per tutte le trasformazioni. Anche quando l'energia elettrica diventa energia luminosa grazie ad una lampadina, c'è una forte dispersione di energia sotto forma di calore. Infatti le lampadine ad alto consumo, cioè quelle ad incandescenza, sono incandescenti, scottano, perché disperdono molta energia. Mentre quelle a basso consumo non scottano, perché disperdono di meno. Comunque, quel piatto di pasta varrà molto di più delle calorie che contiene. Per esempio, il grano contenuto nella farina della pasta ha bisogno di essere coltivato attraverso il lavoro di qualcuno. Dopo dovrà essere trasformato in farina e trasportato in un magazzino, e poi trasportato in un distributore all'ingrosso, per poi andare dove viene prodotta la pasta e dovrà essere trasformato in pasta, e attraverso altre peripezie arrivare nelle nostre case, e infine dovrà essere cucinato. Quindi, oltre alle calorie contenute nell'alimento, vanno aggiunte quelle della coltivazione, del trasporto, della raffinazione, della distribuzione e della cottura. E quindi chissà quanti altri metri cubi di acqua distillata potremmo far aumentare dai 14,5 gradi ai 15,5 gradi. Noi abbiamo bisogno di energia, cibo e acqua. Il cibo ha bisogno di energia e acqua, e l'energia, per essere prodotta, ha bisogno di acqua. È per questo che le fonti di energia pulite e rinnovabili sono così importanti. L'energia inquinante danneggia il cibo e l'acqua, quindi di conseguenza anche la produzione stessa di altra energia. Prima che finisca tutta l'acqua, il petrolio e il cibo, dovremmo scoprire un modo per trasformare quello che è un circolo vizioso, che potrebbe portare ad un esaurimento scorte, in un circolo virtuoso, capace di soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita e fare in modo di far arrivare abbastanza energia a tutti. Certo, forse non ci arriverà subito in mente un modo veloce e super efficace per risolvere tutti i problemi, ma sicuramente iniziare a ragionare sull'energia che si nasconde dietro a quello che mangiamo non sarà affatto dannoso. Ragionare in questo modo ci darà una visione più organica dell'energia del cibo, che ci aiuterà sicuramente ad avvicinarci a una gestione più efficace delle risorse.